Io partirei con una premessa. Io sono troppo innamorato della Junior per poter essere anche obiettivo. Per cui non chiedetemi obiettività, sono di parte. Ciao, io sono Martino Moruzzi. Io sono Esther. Ciao, sono Marco. Ciao, io sono Stefano. Mi chiamo Davide. Ciao, sono Michele Gialluppi. Io mi chiamo Michele. Io sono Francesco. Io sono la tromba. Io sono Alice e suono il sassofono. Questo è il mio quinto anno nella Junior Band. Quando abbiamo cominciato, io personalmente vedevo più problemi che possibilità. Sapevo che iniziavo una cosa importante, però mai avrei pensato che a distanza di 10 anni potessimo assistere a questo miracolo, io lo chiamo miracolo, al quale noi quotidianamente assistiamo. Quando sono entrato in classe per la prima volta alle medie a insegnare musica, sono stato letteralmente assalito dalla vivacità di quei ragazzi in cui mi rivedevo molto, anche io quando avevo la loro età. E ho detto, che cosa li può catturare, che cosa ha catturato me alla loro età? E per me era stata la musica che avevo imparato in casa, ascoltandola attraverso l'insegnamento della mia maestra elementari, del mio maestro di tromba alla scuola di musica della banda. E soprattutto il far musica insieme. Ho condiviso questo progetto insieme ai colleghi e amici perché ho creduto fortemente nella musica d'insieme da quando ho cominciato a suonare. Da qui l'idea che ho proposto alla preside di allora, Liliana Manfredini, della Scuola Media Sacra Famiglia, di fare un corso di strumento, un corso di musica d'insieme. Il primo obiettivo è suonare per l'amicizia che c'è tra noi, per la passione per la musica. Ed è questo che rende questa realtà unica. È un progetto nato 10 anni fa, molto condiviso, perché abbiamo creduto e abbiamo desiderato tutti condividere con i ragazzi questa esperienza del fare musica insieme, quindi trasmettere loro questa bellezza, questo fascino. C'erano diversi problemi da affrontare, i rapporti con le scuole, la Sacra Famiglia e la Ponte Sound, i rapporti con le famiglie, indovinare un percorso didattico che fosse adeguato a quello che stava per nascere, il repertorio, il grosso problema degli strumenti. Però sono tutti problemi che piano piano abbiamo affrontato, credo abbiamo risolto e oggi ci troviamo ad avere un'avventura che ritengo possa essere importante e sicuramente di valore. L'esperienza della Junior per la scuola direi che è un'esperienza fondamentale. È un dato di fatto che fare musica, quindi studiare musica e fare musica insieme educa molto di più di tanti altri tentativi che la scuola fa, per cui fin dall'inizio, ma negli anni si è svelato sempre di più che questa esperienza era proprio sostanziale per la proposta educativa della scuola. Quali sono le componenti che hanno portato a questo risultato? Sicuramente la collaborazione delle scuole, l'affiancamento delle famiglie che ci sostengono e che ci seguono. Mettiamoci anche la dedizione degli insegnanti, però sicuramente i protagonisti veri sono loro, sono i ragazzi. Suono il sassofono principalmente perché mi è sempre piaciuta la musica jazz e secondo me questo è lo strumento comunque che mi avrebbe comunque potuto
mi avrebbe potuto far reinterpretare la musica come volevo io. Ho iniziato volendo proseguire il mio percorso musicale che avevo iniziato alle elementari, ho iniziato in prima media, ho cambiato strumento dalla tromba al trombone e se oggi mi guardo indietro e guardo tutte le cose che ho combinato con questo strumento, beh, devo dire che ho fatto una buona scelta. La cosa che mi piace di più della Junior è vedere dei ragazzi che condividono una stessa passione e adesso la musica è una parte di me e infatti continuo a suonare e basta. La cosa bella della Junior è questa. Soprattutto suono nella Junior perché secondo me non è come suonare da soli uno strumento, perché riesci ad ascoltare comunque gli altri, quindi è un modo per completare la musica e completare ciò che ami. La cosa sicuramente più bella è il nome che abbiamo dato alla Junior Band, Mauro Moruzzi, che è stato quasi una cosa spontanea in accordo con la famiglia di Mauro, visto che il primo anno ci siamo ritrovati Martino, il figlio di Mauro, e Francesco, il nipote, nella Junior Band, e quindi con Chiara e Anna, la moglie e la sorella di Mauro, abbiamo deciso appunto di intitolarla a lui, che aveva fatto tantissimo a Cremona per la musica e per la diffusione della musica tra i ragazzi. Mauro Moruzzi era un clarinettista cremonese che collaborava molto spesso con l'Orchestra Svizzera Italiana di Lugano, insegnava in Conservatorio a Cremona e in Sardegna a Cagliari. Mauro, noi purtroppo quando è venuto a mancare eravamo molto piccoli, quindi non lo possiamo conoscere di persona, lo conosciamo grazie alle persone che continuamente ce ne parlano, i nostri genitori, i suoi amici, no? E ce lo descrivono sempre come una persona molto energica, una persona sempre molto attiva e soprattutto con questa fortissima passione per la musica che ha trasmesso ai suoi amici, tra cui c'erano alcuni insegnanti della Junior Band, tra cui anche il nostro direttore Giovanni Grandi, che poi è anche il motivo per il quale noi insegniamo. La mia esperienza con la Junior Band inizia da 7 anni fa, con la proposta del mio amico Giovanni Grandi di lavorare appunto con questi ragazzi. E perché lavoro con questi ragazzi? Appunto, la mia esperienza musicale è, non si limita all'insegnamento, ma è anche quella professionale del suonare, del musicista. Ma questa esperienza è l'esperienza in cui io posso ritrovare una profondità proprio nel modo di lavorare, nell'affrontare questo lavoro. Sofia e Anna, cosa ne pensate del lavoro che stiamo facendo? No! Bello! Bello? Ci siamo? Bene, fai gli occhi da tigre! Perché secondo me fare musica è anche fare educazione e lavorare in un certo modo con i ragazzi, con una certa attenzione anche verso l'inclusività, perché ho visto in questi anni di esperienza, facendo anche l'educatore, che è possibile veramente per tutti avvicinarsi alla musica, anche magari per chi ha qualche difficoltà in più, perché la musica è anche un modo per comunicare veramente con gli altri, per stare insieme, per relazionarsi e migliorare su tantissimi aspetti della vita di tutti i giorni. Sono Flauto Traverso da 6 anni nella Mauro Moruzzi Junior Band ed è un'esperienza che mi ha dato forti emozioni, mi ha fatto crescere e attraverso la musica riesco ad esprimermi meglio che a parole. Mi piace suonare una Junior Band perché vedo i ragazzi che hanno voglia e che vanno avanti. In questi anni mi sono occupato anche di aiutare Giovanni nella direzione, saltuariamente, e anche nell'elaborazione di arrangiamenti originali proprio per il nostro gruppo, come mi viene in mente la Ida suonata al Ponchielli con il grande Marco Piero Bon. E chi avrebbe mai immaginato che appunto dopo 10 anni quel desiderio sarebbe diventato una cosa così grande, tanto da
incontrare gente straordinaria come Marco Piero Bond, il maestro Arturo Andreoli, oppure suonare davanti a Papa Francesco, ritrovarci a suonare alla Marienplatz di Monaco di Baviera. Tutte esperienze davvero inimmaginabili allora. Pensare che poi la nostra non è una situazione stabile, nel senso che quando i ragazzi arrivano in terza media, nella maggior parte dei casi dovrebbero andarsene, però io vedo che resistono, non vogliono abbandonare questa loro situazione di amicizia, di piacere di stare insieme, di suonare, di trovare nuovi amici, eccetera, eccetera, e non se ne vanno. E noi ben volentieri facciamo delle eccezioni alla regola. Li facciamo fermare, li accogliamo, così abbiamo anche qualcuno che fa da chioccia per i nuovi che arrivano dalle elementari e che si inseriscono piano piano nel nuovo ambiente musicale. Credo che sia una cosa bellissima passare, no? Questa passione, passare quello che sai ad altri come ragazzi della Junior. Per cui sicuramente in merito abbiamo detto ci sono tante componenti, ma il primo è proprio quello dei ragazzi che si trovano bene, si divertono e poi basta guardarli quando suonano. La luce che emanano dagli occhi, la voglia di divertirsi, di fare le cose belle, e li porta in uno stato di una situazione che sicuramente li gratifica, che gratifica anche noi, gratifica le famiglie, e io mi auguro che possa continuare anche per il futuro, per molti anni ancora, questa meravigliosa realtà. E se devo dire quello che è la Junior oggi, sì, ci sono stati tanti incontri straordinari, tanti obiettivi raggiunti, penso ai concorsi di Costa Volpino e di Mondo Musica che abbiamo vinto. Si classifica al primo posto la Mauro. È esperienza di questi anni che i ragazzi che hanno avuto la possibilità di vivere la Junior Band, quindi oltre alla scuola di partecipare alla Junior Band, hanno guadagnato e hanno imparato, hanno potuto godere di strumenti per poi affrontare le nuove sfide che gli si sono presentate uscendo dalla scuola in maniera più piena, in maniera più completa. Quindi ringrazio tantissimo che ci sia la Junior Band e che la nostra scuola possa essere il posto dove gli è consentito di esprimersi e di poter lavorare. È un'esperienza veramente molto bella quella della Junior, che consiglio veramente a tutti, perché si fanno delle cose belle insieme. Ma la cosa più bella, la soddisfazione più grande è vedere che quei ragazzi smandrappati che ho incontrato 10 anni fa adesso sono uomini che si godono la vita e che si giocano la loro partita con tanta grinta e tanta speranza, e questa è la cosa più bella. Thank you.
Ciao Muruzzi, tutto bene? Tanti auguri! Cavolo, 10 anni! Penso che 10 anni fa non tutti quelli che stanno suonando adesso fossero addirittura neanche nati. 10 anni sono tanti, quindi tantissimi, tantissimi auguri. Sono assolutamente molto fiero, orgoglioso e contento di aver partecipato in una piccolissima parte alla vostra storia, alla vostra carriera. Vi auguro non solo altri 10, ma altri 1000 anni di questi grandissimi successi, questa soddisfazione. Tanti auguri ancora. Io torno a studiare, così quando suoniamo insieme...